Anzi, volevo salutarvi, volevo provare a fare un video in macchina e non guarderò sempre in camera perché devo guardare la macchina davanti. Comunque qua in America, come sapete, si va pianissimo. Se si fanno i 50 km all'ora siamo su una superstrada, tra virgolette, no, si va abbastanza piano e quindi è abbastanza semplice, insomma, non è così pericoloso, no? Registrare in macchina. Comunque, volevo ringraziarvi perché avete guardato, in tanti avete guardato il video, quello sullo skateboarding, e avete messo un sacco di commenti. Continuate, mettete i pollici su, i pollici giù, dite la vostra opinione, ma ditela in maniera educata. Cioè, non ditemi che sono un coglione, non è che sono contento, no? Potete dirmi che voi avete un punto di vista diverso, che al mio posto avreste fatto qualche cos'altro. Ecco, datemi dei consigli, datemi dei suggerimenti, non dite non mi piace. Va bene, non mi piace, che cos'è che avresti voluto vedere? Ah, avrei voluto vedere bla bla bla. Allora è un suggerimento, io posso capire e aggiustare il tiro, ok? Grazie a tutti, ci sentiamo presto. Ci sono un sacco di novità perché andrò ancora a registrare delle altre cose sempre in italiano, poi farò anche un canale in inglese, ci sono dei collaboratori che stanno venendo fuori, insomma tante cose. E vi voglio fare, cosa ne dite se faccio una serie di registrazioni del tipo che cosa c'è da sapere per guidare in Florida, perché altri stati sono diversi. Voi lo sapete, ad esempio, che quando il semaforo è rosso, se non c'è scritto niente, tu puoi girare a destra. In Italia non è così. Non in tutti gli stati in America è così. In Florida è così. Quindi io vi parlo della Florida, che è quella che conosco. Lo sapete che ci sono degli stop dove tutti si devono fermare e poi, in base a come si arriva, si parte. Lo sapete che quando passa l'ambulanza o la polizia, cosa bisogna fare? E soprattutto cosa bisogna fare quando ci sono gli autobus dei bambini che portano a scuola e a casa i ragazzi. Questo è importantissimo perché, cioè, vi danno delle mega multe, non so se c'è la galera, non mi ricordo, devo andare a guardare sul libro di quando ho preso la patente, però comunque sono severissimi. Cambi l'indirizzo, se ci metti più di 10 giorni per dirglielo, il tuo documento è falso. È un casino, cioè qua veramente c'è tolleranza zero su tante cose, che è un bel deterrente. Quindi mi piace la Florida, è un po' diversa dall'Italia, ovviamente. L'Italia è bellissima, la adoro. Qua hanno fatto delle cose un po' diverse, si vive in maniera diversa. Certe cose sono meglio, certe cose sono peggio, no? Ad esempio ci sono dei posti dove ci sono tantissimi criminali, dei posti dove si vive benissimo. Qua si vive benissimo, però non tanto distante di qua, a mezz'ora di qua è il posto numero uno, non so se in America, comunque in Florida, per la tratta delle bianche. Wow! Quindi dove comprano e vendono corpi, capito ragazzi? Va bene, comunque benvenuti sul pianeta Terra, c'è anche questo. Spero che si veda che c'è un po' di contrasto qua con, non so, forse devo fare un po' di zoom. Ecco. Ci sentiamo ragazzi, bye bye. Vado che sono arrivato.